Buongiorno ragazzi, siamo arrivati alla terza unità didattica, quella più breve, quella che racconta l'apogeo, ma anche la fine dell'impero di Carlo V. Com'era l'Europa durante l'impero di Carlo V? Per tutta la sua vita, Carlo V sogna di restaurare l'antico potere imperiale, il potere medievale, il potere imperiale supereminente, quindi imporre la volontà imperiale su tutta l'Europa unita, ma le spinte disgregatrici, soprattutto quelle interne dovute alla riforma religiosa luterana, ma anche esterne, i tentativi continui di attaccare la forza del suo impero, lo demotiveranno talmente da spingerlo nel 1556 ad abdicare al trono. Quindi l'antica idea medievale di un'Europa unita sotto il potere del Papa e dell'Imperatore finisce definitivamente con lui. Ma vediamo che succede. In Francia, tra 1535 e 1547, il re Francesco I e anche il suo successore Enrico II continuano a impegnare l'Imperatore in guerre dissanguanti, addirittura a volte alleandosi con l'impero ottomano. I protestanti rimangono una spina nel fianco dell'imperatore. La guerra con la Lega di Smacalda dura per più di 20 anni, con alterne fortune, fino a che nella battaglia di Mulberg nel 1557 l'imperatore sbaraglia l'esercito luterano. Ma questa grande vittoria non basta a concludere gli scontri religiosi, tanto che l'imperatore, oramai stanco e stremato, nel 1555 stipula con i principi protestanti una pace, la cosiddetta pace di Augusta, nella quale viene stabilito il principio importantissimo del cuius regio e ius religio, cioè i sudditi di un determinato principe dovevano seguire la religione scelta dal loro principe e non più quindi un'unica religione legata alla Chiesa di Roma, ma sfalda definitivamente l'unità religiosa dell'impero. Ogni stato, ogni principato germanico poteva seguire la fede del proprio principe. Dall'altra, è anche questa fine del sogno dell'unità porta l'imperatore a abdicare nel 1556. Si disgrega anche l'unità politica dell'impero perché l'imperatore decide di spartire i suoi possedimenti in due. Quindi da una parte il figlio Filippo II eredita la Spagna, i Paesi Bassi, i possedimenti italiani, il Ducato di Milano, la Sicilia, la Sardegna e le colonie americane. Quindi ottiene la parte occidentale dell'impero, quella forse più ricca, quella che poteva accedere alle ricchezze delle colonie americane. L'altra metà viene data in eredità al fratello Ferdinando, che eredita i domini degli Asburgo in Austria e Ungheria e i domini imperiali, il trono imperiale. Sicuramente la parte più debole, la parte più frammentata, la parte che veniva anche a sud attaccata dall'impero ottomano. L'ultima partita di questo scontro decennale fra Francia e Spagna viene giocata dai nuovi regnanti. Quindi abbiamo detto Enrico II che eredita la Francia dal padre Francesco I e Filippo II che aveva ereditato i possedimenti spagnoli da Carlo V. I due stati sono stremati da questa guerra che dura da più di 30 anni, si affrontano in territorio francese. Nel 1557 gli spagnoli ottengono la meglio, riescono a avere e a vincere una battaglia importantissima come quella di San Quintino, per cui Filippo II potrebbe marciare su Parigi e conquistare la Francia, ma per problemi finanziari che la Spagna vivrà per diversi decenni, è costretto a optare per la pace. Nel 1559 viene stipulata la pace a Cateau-Cambrésis. Questa pace prevede che i francesi rinuncino definitivamente alle loro pretese di conquistare l'Italia. È importantissima questa pace di Cateau-Cambrésis perché inizia l'egemonia spagnola su tutta l'Italia, in particolare sul Ducato di Milano e sul Ducato di Napoli, che diventano due province spagnole. E quello di Milano, in particolare, rimarrà tale fino al 1748, come vedremo l'anno prossimo, quando gli austriaci si sostituiranno alla Spagna nel dominio dell'Italia. Quindi abbiamo, con la pace di Cateau-Cambrésis, quasi 200 anni di dominio spagnolo che segnerà profondamente la situazione italiana. Nel 1559, inoltre,
Enrico II muore, il re di Francia muore, sta festeggiando la pace di Cambrésis, sta facendo una fiera, una giostra, nella quale i cavalieri si scontravano uno con l'altro in modo cavalleresco, in modo simbolico, ma una scheggia di una lancia gli finisce in un occhio e lo uccide. In Francia, vedremo nel capitolo successivo, iniziano 50 anni di guerre civili fra ugonotti e cattolici che approfitteranno del debole potere monarchico. La Spagna è la nuova protagonista, il nuovo stato più potente che si affaccia a livello europeo, ma parallelamente una nuova protagonista sta iniziando ad entrare nella storia e la conosceremo nei capitoli successivi. È l'Inghilterra, che dopo la morte di Enrico V conoscerà i 50 anni del grandissimo regno di Elisabetta I.